Come butta, Mais? Forse lì dentro non mi sente. Ti ho creato a mia immagine, quindi farai quello che ti dico! Aspetta, non penserai mica che il mais esca fuori quando gli ordini di farlo, vero Peridot? Gli ortaggi non funzionano così. Sul serio? Beh, allora, a cosa serve il mais? Sì, devo ammetterlo. Inizia davvero a mancarmi lo scalpiccio assordante dei soldati Gemma. Da queste parti c'è fin troppa tranquillità. Vieni con me, Lapis. Andiamo a smontare quell'inutile trattore. Loro volevano solo creare un vegetale vivente. Certo, io lo so come si fa. Garnet non vuole che lecco le cose prese da terra, ma è per una buona causa. Sbrigati, Steven! Peridot, rallenta! Ma devi vederla, ce l'abbiamo fatta! Dopotutto, neanche tu conosci bene gli ortaggi. Già, ne sapete molto più di me. Vieni qui, mia piccola creatura. Adesso raccoglieremo gli altri della tua specie. Immagino che voglia i dolcetti che ho in tasca. Ma tutto ciò non ha senso. L'abbiamo creata noi e dovrebbe darci retta. La nostra creaturina ha appena preso vita e già non gli stiamo simpatiche. Avanti. Corri da Peridot e Lapis. Mi dispiace. Credo che venga da me perché le ho dato vita io. Ah, questo spiega ogni cosa. Beh, noi abbiamo fatto questa. È carina, ma quella di Steven ha una bella faccetta e tutto il resto. È vero, la nostra non ha una bella faccetta. Oh no, non siate tristi. Aspettate qui, ho avuto un'idea. Me l'ha insegnato mio padre a farlo. Prima si ricava la bocca. Poi si fanno due occhi. Non è male.